abbiamo cercato di fare una sintesi, quindi con la pittura, il quadro nella ceramica, perché questo è Portadini ed altri ancora. Voglio ringraziare gli artisti presenti, quindi Zoli l'ho ricordato prima, c'è Formenti, c'è Dorier Baruzzi, sindaco di San Antonio, che ci porta il saluto all'amministrazione. Grazie. Ormai da anni che è la vostra partecipazione che impreziosisce sicuramente questo momento importante per tutti. C'è un fiorello che fa da collante nelle ere, qua si parla del Novecento, nel Novecento c'è una valle. Gli anni che partecipate, speriamo che sia così per gli anni futuri. Quindi grazie veramente, grazie a tutto quello che fate per Muggio, che avete fatto e che spero farete. Grazie mille e grazie a tutti. La ceramica è affascinante perché è un materiale da meditazione. Chi pratica la ceramica è da solo con la materia. Immaginate com'è, quanto è antico questo, non tanto il materiale ma quanto la tecnologia, quindi l'utilizzo della ceramica, viene veramente da molto lontano. Siamo partiti dai maestri. I maestri, è chiaro, sono quelli che sono nati all'inizio del secolo e poi hanno percorso tutto il secolo facendo delle opere che vedete qui, Treccani, Mastroianni, Cadini, ce ne sono moltissimi. Man mano che stavamo costruendo questa mostra ci siamo accorti che stavamo dimenticando un pezzo. Ci sono i maestri di fine Novecento, mentre i primi hanno trattato la ceramica come se fosse una tela. Invece gli ultimi, quelli dell'ultimo periodo del Novecento, hanno trattato la materia in modo tridimensionale. E questo diventa più ceramica che pittura, però è più affascinante.